Siamo con Marco Pietripaoli, direttore del CSV. La notizia di oggi è che entro il 7 di aprile la legge sulla città metropolitana verrà approvata dal governo. La prima domanda che le vorremmo porre è innanzitutto che cos'è CSV? CSV è il centro servizi per il volontariato competente nel territorio della ormai quasi chiusa provincia di Milano. È stato istituito una quindicina d'anni fa, è un'associazione di associazioni, nel senso che i nostri soci sono le 30 più importanti reti associative del mondo del volontariato del milanese, del territorio milanese, e sono state istituite perché inizialmente legate alla legge sul volontariato sono delle organizzazioni che debbono aiutare, sostenere, qualificare tutto il mondo del volontariato italiano, e noi siamo quell'organizzazione che si occupa specificatamente del mondo del volontariato nella provincia di Milano. Riceviamo una parte di risorse economiche dalle fondazioni bancarie, ma un'altra parte delle risorse per fare le nostre attività e i nostri servizi le troviamo in accordo con istituzioni pubbliche, private, aziende, eccetera, in modo tale da poter offrire dei servizi qualificati. Ma secondo lei quali connessioni possono essere possibili fra la città metropolitana e il mondo dell'associazionismo? Ma io credo che nell'immaginario comune questa cosa sia abbastanza distante, e invece ci vedo una forte connessione. Cioè credo che oggi più che mai sia importante un'attenzione nel territorio vasto, oltre a quello dei confini stretti comunali, dello sviluppo della cittadinanza attiva, dello sviluppo alla vita associativa. Io mi auguro, spero, che nella nuova strutturazione della città metropolitana uno dei 24 consiglieri possa avere la delega alla vita associativa dei cittadini del nostro territorio della città metropolitana. Non è un'idea completamente nuova, ricordavo per esempio l'esperienza del grande comune di Parigi, che ha un assessorato dedicato alla vita associativa, perché è con le reti delle associazioni che la democrazia partecipativa dal basso può portare contributi, suggerimenti, proteste, miglioramenti, collaborazioni per lo sviluppo della vita locale e comunitaria. Quando nella legge si parla, distintiva della città metropolitana, si parla di sviluppo economico e di coesione sociale, io penso che oggi lo sviluppo economico e la coesione sociale non si può non fare che valorizzando la dimensione comunitaria. Stiamo vivendo anni di crisi che sono il frutto di un'eccessiva attenzione alla dimensione individualistica, e che ci hanno portato alla crisi economica che stiamo vivendo. Dobbiamo riequilibrare un po' la bilancia e far crescere e uscire da questa crisi grazie alla coesione dei cittadini. La coesione dei cittadini non la si può non fare che tramite l'aggregazione dei cittadini stessi in associazioni, in gruppi, in comitati, in fondazioni, in associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gruppi di cittadini che si occupano dei beni comuni, dei beni dell'aria, dell'acqua, della solidarietà, dell'attenzione ai disabili, all'ambiente, agli anziani, alle giovani generazioni. E di questo siamo ricchi nel nostro territorio della provincia, ex provincia di Milano. Abbiamo 12.000 associazioni nel nostro territorio provinciale, non sono dati che dico io, sono dati dell'Istat, dell'ultimo censimento del 2011. E quindi penso che la città metropolitana, se vuole fare sviluppo economico e coesione sociale, deve investire nelle reti aggregative dei cittadini che si aggregano in associazioni. Come fare questo? Ma
un'esperienza molto interessante che conosciamo perché stiamo per esempio collaborando, è quella che sta attuando il Comune di Milano, che sta mettendo in piedi una rete delle case delle associazioni. In ogni zona del centramento, per ora sono tre, ma il piano prevede di arrivare a tutte e nove, ci sono degli spazi, mediamente intorno ai 400-500 metri quadri, in cui le associazioni possono trovare un luogo dove mettere la propria sede, dove poter lavorare, dove potersi incontrare con altre associazioni, dove soprattutto poter realizzare attività, eventi, iniziative proprie, ma anche creare progetti nuovi, attività nuove con il territorio, con le istituzioni pubbliche, con i servizi sociali, con le imprese, con altre associazioni, con le parrocchie, e quindi essere motore, diventano dei luoghi, degli ambiti di innovazione e di sviluppo dentro nel territorio, fatto dai cittadini, con i cittadini, in spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale, con qualche operatore messo a disposizione dal comune stesso o da CSB, in un accordo che abbiamo con il comune per sviluppare queste progettualità locali. Esiste già in zona 2, esiste già in zona 8, in zona 1 e c'è un piano di sviluppo. Un altro progetto su cui stiamo lavorando è quello di andare a istituire una casa del volontariato che diventa come hub, come punto di riferimento, come luogo centrale di coordinamento. Qui alle mie spalle c'è il progetto che presto andremo a realizzare con la ristrutturazione di un immobile di 2500 metri quadri, dove ci saranno spazi per incontri, per attività, per progettazione, per la formazione, per accogliere cittadini, giovani cittadini europei che vogliono venire a Milano a vivere l'esperienza dell'Erasmus, servizio volontario europeo. Ecco, questo, sto dicendo questo per dire che forse oggi noi abbiamo bisogno di infrastrutturare il mondo del volontariato, della cittadinanza attiva, della vita associativa, aiutarlo a farlo crescere, non tanto da un punto di vista quantitativo, perché forse 12.000 associazioni sono già sufficienti e tante, ma per costruire coesione tra i cittadini, per costruire partecipazione, per costruire adesione al bene comune. Io credo che oggi non possiamo più pensare che l'ente locale debba risolvere tutti i problemi. I problemi vanno risolti in parte con l'impegno delle istituzioni pubbliche e in parte con l'impegno dei cittadini che si tirano sulle maniche e che collaborano per gestire un'area verde, per gestire un centro sportivo, per gestire delle attività integrative ai sacrosanti servizi per anziani, ma non basta il servizio istituzione pubblica, ci vuole anche quell'azione di volontariato che sta a fianco, che va nelle case, che aiuta le persone quotidianamente, oltre che l'assistente domiciliare. E ci vuole un'integrazione in tutto questo. E allora infrastrutturare la vita associativa e il volontariato, secondo me, vuol dire per esempio quattro cose. Uno, l'ho già detto poco fa, offrire spazi dove potersi incontrare, progettare e strutturare attività, quindi case delle associazioni, non solo nella città di Milano, ma ci serve una casa delle associazioni a Sesto San Giovanni, un'altra da Piate Grasso, un'altra a Rò, un'altra a San Donate, che siano collegate in rete tra di loro, perché non ha senso più una divisione piccola comunale. I volontari, i cittadini si muovono. Io abito a Sesto, ma posso fare volontariato a Cinisello, posso impegnarmi con un amico a San Donato Milanese, cioè c'è una mobilità nella costruzione della comunità, non è chiusa in un recinto di confine comunale. Una seconda idea è quella della formazione dei volontari. Noi come CSV abbiamo costituito ormai da 2 anni l'Università del Volontariato, attività, formazione, percorsi di formazione con i cittadini possono e debbono avere plurisedi, non in una sede unica centrale, possono essere fatte anche
in diversi contesti della città metropolitana. Una terza idea, molto semplice, le associazioni impazziscono per chiedere i permessi, le autorizzazioni per usare una piazza, per fare una raccolta fondi, e ogni comune ha un regolamento diverso, ogni comune ha il suo cabildo, ogni comune ha la sua procedura. Sarebbe così molto più semplice poter avere un regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici per poter fare attività e iniziative comune, uguale, semplice, che va bene ad Abbiate Grasso come a Cinisello Balsamo. Una quarta idea è quella che dobbiamo recuperare le disponibilità di volontariato anche piccole. Ci sono persone che sono disponibili per pochi giorni, per poche settimane in un anno, per poche ore. È un bene che non possiamo permetterci di buttare via. Siamo già al terzo anno che realizziamo l'iniziativa Volontari per un giorno, con un sito internet dedicato, in cui quest'anno, l'anno scorso, 2013, abbiamo fatto 4.000 matching tra cittadini o lavoratori provenienti dalle imprese che hanno trovato un'opportunità di sperimentare l'azione di volontariato con 250 associazioni. Sono numeri che si possono assolutamente potenziare e migliorare, chiaro, uscendo dai recinti comunali, perché, come dicevo prima, un cittadino che abita in un paese può vivere un'esperienza di volontariato in un'altra e avere lì un'occasione per incontrare questo mondo e per decidere di tirarsi sulle maniche e di fare qualcosa di bene per la propria comunità. E allora ritorno all'idea iniziale: una delega ad un consigliere sul tema della cittadinanza attiva, sul tema del potenziamento, del miglioramento della vita associativa, offrendo dei servizi utili al mondo delle associazioni, perché possono essere l'altra spina dorsale della vita comunitaria, non solo l'istituzione pubblica, ma anche i cittadini che collaborano per il miglioramento dei beni comuni, secondo me è un'idea vincente per la nuova città metropolitana.